e servizi, una media di 150.000 attacchi informatici. È uno dei temi più importanti in questo contesto. Dunque, le competenze sono poche, ma non sono assenti. Potrebbero essere prese in considerazione in questo momento in cui si vuole fare uno sforzo verso una strategia che porti i servizi applicativi a funzionare nel cloud. E invece cosa si fa? Se guardiamo a questi piani di digitalizzazione massiva del nostro paese, non possiamo non notare che ci troviamo di fronte a un colonialismo digitale, come è stato notato all'interno di una lista di discussione sul software libero che si chiama Nexa. Tre grandissime aziende italiane hanno stretto alleanze proprio con quei big tech americani che al momento sono già pronti a fornire quei servizi in cloud necessari per la transizione di cui si sta parlando. Tim, ad esempio, si è alleata con Google. Leonardo si è alleata con Microsoft. E Fincantieri si è alleata con Amazon. Stiamo parlando di tre player enormi, giganteschi, che hanno stretto delle partnership con questi giganti del cloud statunitensi. Queste aziende parteciperanno alle gare di appalto e probabilmente le vinceranno anche, in quanto hanno delle strutture in grado di aggiudicarsele. E quindi cosa faranno? Offriranno dei servizi in cloud alla PA italiana? Ma i servizi in cloud di chi? I propri servizi in cloud? No! I servizi in cloud dei propri partner? Sembrerebbe proprio di sì. Per quello che abbiamo detto finora, usare questi servizi cloud significa consegnare i nostri asset in fatto di software, le nostre informazioni e i nostri dati a chi controlla le infrastrutture che erogano questi servizi e dunque potranno leggere tutto quello che c'è lì dentro, sapere cosa sta succedendo in Italia, venire a conoscenza anche di informazioni riservate. Lo possono fare, e se lo possono fare, perché dovremmo pensare che non lo faranno? Basterebbe che si trovassero in una condizione tale per cui il governo degli Stati Uniti d'America gli dà un ordine e loro eseguono quest'ordine in base a quanto previsto dal cosiddetto Cloud Act, una legge federale degli Stati Uniti del 2018 che consente al governo federale di imporre ai provider, ai fornitori dunque di questi servizi in cloud, di adempiere a particolari richieste di legge. Dunque queste alleanze, questi accordi, così come sono stati annunciati, in certi casi sono già operativi, portano ad altissimi rischi e confermano una sudditanza tecnologica che non esitiamo a definire colonialismo digitale. Noi pensiamo che i cittadini devono essere informati su tutto questo. Il governo dovrebbe chiarire che tipo di approccio sarà quello che verrà implementato in realtà. Viene da pensare che si stia giocando una partita un po' ambigua. Da un lato si dice modello francese, si parla di poli strategici nazionali, si parla di sovranità digitale. Dall'altro però si apre al public cloud e in ogni caso le aziende italiane hanno già degli accordi con i giganti dell'IT mondiale. Conoscendo un po' da vicino quello che è lo stato del nostro IT italiano, nonostante le eccellenze che abbiamo citato, GAR, CSI Piemonte, siamo piuttosto convinti che le scelte che faranno le PA centrali e locali saranno quelle di affidarsi a questi servizi in public cloud, perché è più semplice. E dunque andremo a rafforzare l'egemonia statunitense in fatto di IT, catapultando verso di essa risorse finanziarie e dati.
Dunque si dichiara di voler perseguire sovranità digitale, ma di fatto si apre la strada a un percorso di segno completamente opposto. E questo è un rischio veramente molto concreto che speriamo non venga sottovalutato da chi ci governa in questo momento e che sta preparare un piano di trasformazione digitale colossale. Siamo tutti e tutte sempre più consapevoli dei pericoli insiti in questa trasformazione digitale. Per averla, ad esempio, vista all'opera durante la gestione dell'emergenza, quando sono stati varati sistemi per la didattica a distanza o per lo smart working, ad esempio, e abbiamo visto che le piattaforme utilizzate erano sempre le stesse, sempre quelle: Google, Amazon, Microsoft, siamo sempre lì. Anche per quanto riguarda la scuola, ad esempio, e quindi i dati degli studenti letteralmente regalati, ad esempio, a chi fornisce caselle di posta elettronica come Google, tanto per fare un esempio molto diffuso purtroppo, e questo è davvero svilente e preoccupante. Prendiamo coscienza di quello che sta succedendo. Sappiamo quanto siano centrali i dati nell'economia del capitalismo della sorveglianza. Lo abbiamo descritto tante volte in queste trasmissioni. Opponiamoci fermamente a questo colonialismo digitale, a questa ennesima espropriazione a cui il capitalismo della sorveglianza ci sottopone, l'espropriazione delle nostre vite, delle nostre stesse vite, in termini di comportamenti, di spostamenti, di relazioni, di salute, di istruzione, di preferenze. Ci fermiamo qui per oggi, ma certamente torneremo a parlarne molto presto, sia negli spazi della trasmissione Entropia Massima che in altri spazi di approfondimento e discussione di Radio Onda Rossa. Entropia Massima termina qui, l'appuntamento è per lunedì prossimo, quando vi parleremo di scienza con il ciclo Libera Scienza in Libero Stato. Restate su queste frequenze, continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e sostenetela anche con il radioabbonamento. Alla prossima!